Amici, buona giornata, buon martedì 6 febbraio, puntata numero 243 dell'Edicola del Trap. Una puntata molto densa. Parleremo della BIT, della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, qui le Marche sono assolute protagoniste. Parleremo di spreco alimentare. Ancora ieri si è conclusa la giornata nazionale dello spreco alimentare, ma ne parleremo con un personaggio particolare dal Brasile. Poi parleremo del Giappone, parleremo di Sinner, insomma tantissimi, tantissimi argomenti, un collegamento con la Russia. Oggi una cosa internazionale, parleremo Giappone, Russia, Brasile, insomma avremo di tutto. E allora cominciamo subito con le previsioni meteo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, anche se in questi giorni correnti umide occidentali stanno riportando un po' di nuvole sulle regioni tirreniche e qualche nuvola comincia a farsi vedere anche in Valpadana. Lo vediamo da questa immagine, come vedete si vedono proprio le nubi che dall'Europa occidentale cominciano a spingersi anche verso l'Italia. Comunque niente paura, queste per ora sono nuvole abbastanza innocue. E in effetti come precipitazioni nulla da segnalare, magari il Levante Ligure potrebbe vedere quattro goccioline nel corso della giornata, ma fenomeni davvero isolati e di breve durata. Quindi in definitiva ci attende un martedì un po' nuvoloso, quello sì, sulle regioni tirreniche e in pianura padana. Qualche gocciola di pioggia ricevamo sulla riviera di Levante, per il resto sole, temperature ancora miti, ma attenzione, ormai sembra confermato, da venerdì prossimo si volta pagina. Per tutti i dettagli sulle vostre zone consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Voltiamo pagina, anche noi andiamo sulla rassegna stampa. Oggi veramente il tempo stringe, quindi cerchiamo di essere il più rapidi possibili. Ancora una notizia dell'ultima ora: altri due morti in autostrada per un maxi tamponamento. Chiuso il tratto della A12 tra Rapallo e Chiavari. Questa è la notizia di poco fa del Corriere della Sera. Riforma IRPEF, il nuovo taglio delle tasse per chi guadagna più di 50.000 euro. Il principio qual è? È che l'eventuale taglio di percentuale dal 43 a qualcosa di meno potrebbe indurre molti degli evasori, e ovviamente gli evasori stanno in questa fascia, in gran parte, chiaramente, potrebbe essere quindi un'operazione a un costo molto basso, considerando che si potrebbe, ovviamente, se però cambiassero le regole riguardo ai provvedimenti per chi continua a evadere, potrebbe essere una soluzione interessante. Qui tutti quanti si chiedono qualche cosa sul tumore di Re Carlo. Io credo che siano un po' fatti suoi. Andiamo avanti con la giostra ingiusta degli insegnanti di sostegno: cambiano per il 60% degli alunni e ce ne siamo accorti solo ora. Andiamo alla Gazzetta dello Sport con le notizie di primissimo pelo: non ce ne sono. Zhang esulta dalla Cina, ma non è finita. L'Inter lanciatissima verso lo scudetto, che praticamente non ha al momento avversari. Andiamo alla TGR Marche: trattori in marcia a Pesaro e Porto San Giorgio contro la politica agricola comunitaria. Di questo argomento ce ne occuperemo. Ce ne occuperemo in settimana, cerchiamo di approfondirlo, perché la solidarietà nei confronti degli agricoltori, dei nostri agricoltori, soprattutto poi in una regione a grande tradizione agricola come le Marche, è molto forte, molto sentita. In effetti la loro situazione impone uno studio e un intervento serio. Qui una notizia: comincia oggi Sanremo, ma sono tutti impazziti per il Fanta Sanremo, che, come sapete, è nato nelle Marche. Andiamo avanti con la notizia dell'Ansa. Sanremo, Marche inaugurano il villaggio del festival. Insomma, Marche protagoniste a Sanremo, sia col Fanta Sanremo sia proprio con il villaggio delle Marche. Sono tra l'altro l'unica regione, insieme alla Liguria, presente nel villaggio. Il Corriere Adriatico riporta una notizia tremenda: neonata muore di pertosse al Salesi. Shock e incredulità. Aveva solo 15 giorni di vita. Veramente un dramma.
E non si comprende come questi drammi oggi possono accadere in questo modo. E d'altra parte bisognerà attendere poi gli accertamenti. Qui invece la cattedrale del deserto, farsa, Covid hospital, le pulizie last minute e il video boomerang, crescono le polemiche su questa vicenda. Andiamo a Macerata, prof paralizzata da un farmaco, i dolori mi stanno spegnendo, c'è chi mi pugnala alle spalle. Prosegue la vicenda di cui abbiamo già parlato, del professore bloccato dalle conseguenze di un farmaco. Ad Ancona Today, i talent scout della palla spicchia americana nelle Marche sono venuti dall'NBA a scoprire giovani promesse proprio dalle Marche, che come sapete hanno dato un grosso contributo alla nazionale italiana di basket. Infine andiamo a cronache maceratese. Lite degenera, coltellato un 36enne, l'aggressore trovato dopo la fuga. Questo è successo a Potenza Picena. Qui invece l'Università di Macerata che approfondisce la sinergia con gli imprenditori, e su queste notizie andiamo rapidamente a sapere che cosa accadeva anche qui in maniera sintetica negli anni passati. E allora andiamo subito al 1822, quando l'imperatore d'Austria Francesco II commuta la pena di morte per Piero Maroncelli e Silvio Pellico in quella di carcere duro. Ricorderete poi la rosa di Maroncelli e le mie prigioni, due pezzi della letteratura storica italiana che derivano proprio da questo. E a proposito, nel 1853, proprio il 6 febbraio, scoppia a Milano l'insurrezione anti-austriaca, ma durata soltanto un giorno. Nel 1952 è il 6 febbraio quando la regina d'Inghilterra diventa Elisabetta II. 1952. Avrà modo poi di avere il giubileo d'argento, d'oro, fino al giubileo di platino del 2022. Poi andiamo avanti. Nel 1958, 8 calciatori del Manchester United rimangono uccisi nel disastro aereo di Monaco di Baviera. Nel 2004, in Russia, era il 6 febbraio quando un attacco suicida nella metropolitana di Mosca provoca la morte di 40 pendolari e il ferimento di altri 129. Sarebbe stato un separatista ceceno. Infine, ve lo ricorderete, nel 2023, lo scorso anno, proprio questo giorno, la forte scossa di terremoto di magnitudo 7,9 tra Turchia e Siria, che provocò quasi 50.000 morti. Bene, oggi allora andiamo subito ad affrontare l'argomento del giorno. Il primo argomento è quello che riguarda il turismo e le Marche protagoniste al BIT di Milano. È un momento importante per la regione, protagonista assoluta anche al BIT. Allora abbiamo riassunto rapidamente quanto accaduto fino adesso. Vediamo subito il servizio. Cerchiamo di far passare questo messaggio, cioè di una regione che punta molto sul benessere e la qualità della vita, per intercettare anche queste nuove forme del turismo che guardano in particolar modo alla qualità della vita, allo stare bene, al benessere. Quindi pensiamo che le Marche hanno tutte le condizioni ideali per poter veicolare questa immagine. Tanto entusiasmo da parte degli operatori che vogliono sempre mettere in grado maggiore progettualità per allungare la stagione, per scoprire nuove mete e per esaltare le bellezze e anche quelle che sono le nostre potenzialità legate all'enogastronomia, alla cultura. E per il 2024, per gli anni a venire, stiamo studiando con ATIM anche grandi sorprese che collegheranno con il treno turistico non solo Ancona con il nostro Appennino, ma addirittura Milano
che è sede appunto della Borsa Internazionale del Turismo ad Ancona e alla nostra regione. Sappiamo perfettamente che per tanti compositori la nostra regione è stata fonte di ispirazione e quindi vogliamo continuare e proseguire sulla tradizione musicale. E poi ovviamente parleremo anche di Ascoli Piceno, quindi di queste due mostre che sono state fatte proprio in onore della città. Io sono particolarmente fiero di questo marchio, è diventato un ombrello conosciuto in tutta Italia e anche adesso nei paesi comunque vicini, quindi penso al mercato tedesco, al mercato francese. Let's Marche è diventata praticamente l'identità delle Marche e questo ci aiuta perché possiamo finalmente andare sui mercati internazionali ed essere subito, diciamo così, individuati in maniera molto molto chiara. Pesaro capitale della cultura 2024, un grandissimo orgoglio per le Marche, per la città di Pesaro e per tutta l'Italia. Per tutta l'Italia, perché questo è un altro modo per essere più attrattivi nei confronti dei turisti e mi sembrano che i dati che sono all'ingresso dimostrano che la strada tracciata è quella giusta. Poi guardi che meraviglia, il barbiere di Siviglia. Io credo che questo sia un elemento distintivo di questa regione. Marche dunque grandi protagoniste al beat e momento buono per le Marche e come sapete noi abbiamo anche un buon rapporto, un rapporto stretto con la comunità marchigiana in Brasile e allora abbiamo chiesto a un marchigiano doc che vive in Brasile da anni di relazionarci un po', ieri era la giornata contro lo spreco alimentare e allora abbiamo chiesto a Rocco Belletti di raccontarci qual è la situazione in Brasile, un Brasile, sapete, un paese enorme con anche un tasso di povertà significativo, che cosa si sta facendo in Brasile contro la povertà e allora contro la povertà e contro lo spreco alimentare. E allora la linea va a Rocco Belletti che ci ha mandato la registrazione poco fa. Un saluto da Rocco Belletti qui dal Brasile, quando ancora siamo al 5 febbraio 2024, il giorno in cui si ricorda la lotta contro lo spreco e gli sprechi alimentari. In Italia già il sole è sorto, quindi siete già il 6 di febbraio e la data è passata, ma bisogna pensarci tutti i giorni a questo tema. Qua in Brasile 33 milioni di persone, più del 15% della popolazione, si trova in una situazione di necessità alimentare, di indigenza e si sprecano annualmente tonnellate, milioni di tonnellate di cibo, sono praticamente 40 milioni di tonnellate al giorno che alimenterebbero una popolazione di quasi 20 milioni di abitanti che vengono sprecate di alimenti e ci sono vari modi con i quali ogni essere umano cerca, varie imprese cercano di ovviare a questo con vari progetti. Uno di questi più grande di tutti è quello chiamato Mesa Brasil. Mesa Brasil, Mesa è tavolo e chi lo organizza è il Sesto, una grandissima impresa che è finanziata da tutti i commercianti e crea un banco di alimenti, una banca di alimenti che è la più grande del Sud America e vengono donati questi alimenti giornalmente da vari produttori di frutta, verdura, legumi, eccetera, tutti quelli che uno in apparenza magari vengono scartati perché non sono conformi alle esigenze del pubblico, vengono raccolti, donati, cotti in determinati ristoranti, in determinate mense e serviti alla popolazione. Un altro progetto molto interessante è quello dei frigoriferi solidali. Qui nello stato di Rio de Janeiro, per esempio, sono stati installati a Nova Friburgo, a un'altra città che è molto interessante di mare, che è Cabo Frio. Qui in questo momento io mi trovo a Paraty, che è sempre nello stato di Rio de Janeiro, una zona litoranea, un luogo che è patrimonio dell'UNESCO per biodiversità e cultura, e ognuno di noi, varie imprese, devono cercare di unirsi
Ma come funzionano questi frigoriferi solidari? Praticamente degli imprenditori li hanno messi a disposizione della popolazione in determinate strade, in determinati viali, e tutti quelli che hanno un ristorante, una panetteria, anche persone magari private dentro la propria casa, se vogliono possono portare del cibo e metterli in questi frigoriferi che sono a disposizione degli abitanti delle città che hanno necessità di avere la possibilità di avere un cibo gratuito a disposizione, salubre comunque, perché mantenuto in questi frigoriferi. A San Paolo, che è la città, la megalopoli più grande del mondo, dove ho vissuto per tanti anni, ho visto molti sprechi nei ristoranti. Se lì ci sarebbe l'opportunità per qualche startup di prendere il cibo che non viene utilizzato alla fine del pranzo, per esempio, perché ci sono molti ristoranti che lavorano per esempio a buffet, molte cose vengono buttate via purtroppo, e invece si potrebbe riprendere tutto, riprocessare tutto e creare qualche progetto con qualche startup. Chissà che venga qualcuno dall'Italia per aiutarci e per far forza alla creatività brasiliana. Quindi si può lavorare su vari fronti, quindi a educazione ai ristoratori, educazione nelle scuole, ai bambini, ai ragazzi. Quindi ci sono vari campi in cui si sta lavorando e che bisogna lavorare tutti insieme sempre di più. Ti invito a fare questo ovunque tu sia, nel tuo paese, o magari se vuoi venire da queste parti, come dicevo prima, potrebbe essere una bella idea. Unendo le menti in maniera creativa, cerchiamo di vedere i problemi e non farci schiacciare da essi, ma essere più forti per dare un tocco di speranza alla situazione in cui viviamo. Un oceano di speranza per tutti, forza e coraggio, e che ogni giorno possiamo migliorare la situazione del pianeta Terra, gli sprechi di energia, di cibo e un miglioramento della qualità di vita di tutti i cittadini. Un abbraccio e un saluto qui da Paratida Rocco. Ciao. Purtroppo chiedo scusa per la qualità dell'audio, era sovrastato dal rumore di fondo dell'oceano. Purtroppo il video è arrivato poco fa e quindi abbiamo dovuto trasmetterlo così. Comunque la sostanza si è capita con i frigoriferi che sono messi a disposizione in strada per non sprecare il cibo, e l'iniziativa che il simpaticissimo Rocco Belletti ha spiegato. Bene, andiamo avanti nel programma di oggi, perché dal Brasile passiamo in Giappone. È il momento del Giappone. L'amicizia, come sapete, italo-giapponese si è rafforzata con la visita di Giorgia Meloni, con Carolina Kostner, che ha visitato proprio l'altro giorno la Diesel. Ebbene, allora andiamo, vi ripropongo l'intervista a Francesco Formiconi, un marchigiano che è un alto dirigente della Diesel, un italiano che vive in Giappone. E allora rivediamo questa intervista. Ciao Giancarlo, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, mi trovo in ufficio in questo momento, sono ad Osaka. Diesel in Giappone è basata ad Osaka, non a Tokyo, quindi sono in ufficio qui a Osaka. Dunque allora, Francesco, rifacciamo un po' il percorso, perché un italiano finisce per vivere in Giappone e lavorare in Giappone. Qual è stata la chiave, la svolta della tua vita? Ma la svolta è stata, è la seconda volta che vengo in Giappone. La prima volta sono venuto subito dopo la laurea all'università, quindi nel 1989. Direi che forse la svolta è stata un po' il mio carattere, che è un tantino un bastian contrario. Quindi inizialmente io volevo fare una carriera accademica e anziché andare a studiare magari in Inghilterra piuttosto che in America o in Francia, mi attirava di più l'Asia. Sentivo che l'Asia era un continente, insomma, interessante, anche se un po' esotico. Ho avuto il coraggio di venire nel 89, venire in Giappone senza parlare la lingua, senza essere preparato, francamente, e sono stato 3 anni inizialmente e mi sono innamorato del paese piano piano, insomma, non da subito, devo essere sincero, piano piano mi sono innamorato.
Ecco, senti, io ho avuto modo di parlare con te più volte, tu mi hai detto, ora io avrei difficoltà persino a vivere in Italia perché in Giappone ho avuto una struttura della vita che mi piace molto. Cos'è che ti attira? Ma direi che il Giappone, contrariamente a quello che si pensa, non è un paese particolarmente stressante, o meglio, è stressante sicuramente perché ci sono molte persone che lavorano molto, però è un paese estremamente organizzato, per cui sia il lavoro che la vita privata è facilitata da questa organizzazione. Devo dire che i servizi funzionano in maniera perfetta e tutto è funzionale a permettere alle persone di esprimersi al massimo nel campo lavorativo, la puntualità. Sono cose che comunque fanno parte un po' del mio carattere, quindi io mi sono trovato subito abbastanza bene. Come si arriva ai vertici manageriali di una grande multinazionale come la Diesel? Cioè, qual è stata la strada che tu hai percorso? Ma io credo molto in una frase che disse molti anni fa Churchill, per migliorare, cambiare è fondamentale. No, cambiare non basta per migliorare, ma se non cambi non migliori. Ecco, io ho sempre cercato di uscire un pochino dalla mia comfort zone, quindi nel momento in cui mi sentivo appagato, mi sentivo comunque contento, ho capito che era il momento di prendere una scelta diversa. Ho fatto molte cose diverse nella vita, a volte anche che hanno un pochino confuso mia moglie, che sta con me, siamo sposati da 30 anni, dice, ma insomma, perché non ti fermi un attimo e non ti godi la vita? Io invece sono uno che insomma cerca sempre delle sfide nuove, quindi ho lavorato 15 anni in banca inizialmente, in una banca italiana molto grande, poi sono lasciato la banca e sono entrato nel mondo aziendale, ho fatto varie esperienze in aziende in vari settori, dall'occhialeria alla moda, al food, al cibo, quindi ho anche lavorato nel mondo camerale. Però alla fine sono tornato un po' nella moda, che è quello che mi piace di più, e mi trovo molto bene in diesel adesso. Se tu dovessi raccontare Osaka, a qualcuno per invogliarlo, cosa gli diresti? Beh, innanzitutto gli direi che fra 2 anni avremo l'esposizione universale qui a Osaka e quindi invito tutti a venire, vi aspetto numerosi perché sicuramente sarà bellissima. Osaka è una città, è diciamo il cuore commerciale del Giappone. È una città però, contrariamente a Tokyo, molto molto domestica, quindi se uno vuole conoscere il Giappone vero, piuttosto che andare a Tokyo, dove c'è una vita internazionale, io consiglio di venire a Osaka, anche perché nei dintorni di Osaka ci sono città bellissime, tipo Kyoto, tipo Nara, Kobe, ci sono montagne, ci sono siti storici, e quindi decisamente Osaka è il posto su cui fare base per visitare il Giappone. Grazie allora a Francesco Formigoni. Allora siamo stati a Milano con la BIT, siamo andati in Brasile con Rocco Belletti, anche se con qualche problema di audio. Siamo stati in Giappone. Adesso per un attimo transitiamo per l'Australia perché parliamo di Sinner e della sua vittoria in Australia, ma facciamo un servizio che riguarda il tennis in generale e il significato di questo successo di Sinner e del tennis come sport particolare. Vediamo il servizio. Fate un autocheck, un esame durante la partita e pensate, sto giocando bene? Non pensate, non dovete dire sto giocando bene perché sono 4-0. Posso essere 4-0 perché l'altro sbaglia. Il tennis lo ha inventato il diavolo, lo disse Adriano Panatta, perché, proseguì, spinge in errore a pensare, ad esempio, che oggi giochi proprio bene e di colpo cominci a sbagliare, oppure che vuoi fargliela pagare a quel tuo avversario con quelle pallette che ti mette sempre lì, e così ti arrabbi e non ne prendi più nessuna. Sull'Italia vincitrice della Coppa Davis o su Sinner vincitore a Melbourne, nessuno avrebbe scommesso un soldo, soprattutto quando uno come Djokovic ha 3 match point per battere Sinner e portare la Serbia in finale. Ed è questo il momento magico e l'autentica svolta della carriera del ragazzo di San Candido, un santo che deve avere una particolare conoscenza dei miracoli che solo il tennis sa offrire, trasformando in un attimo una promessa in una certezza. Un ottimo tennista, ma un po' anche antipatico, con le sue rinunce alla maglia azzurra, in un mostro di umiltà, simpatia e campione simbolo dell'italico orgoglio, con un insospettabile amore per il tricolore e l'azzurro. È capace anche
di vincere uno slam. Quello che è affascinante di questo sport è che la logica e l'imprevedibilità è la stessa dai tornei di quarta categoria alla finale di uno slam a Melbourne. Puoi essere in vantaggio 6-0, 5-1, ma sai che la partita la puoi ancora perdere. Nessun altro sport offre questa incertezza. Del resto un po' come l'esplosione, la scoperta del bravo ragazzo che Sinner ha dimostrato di essere in campo e fuori. Serietà, lavoro, continuità e la semplicità che potete identificare da queste parole. Ciao a tutti, sono Yannick, mi volevo ringraziare del vostro supporto di non solo della finale ma soprattutto per tutto il resto, per le due settimane fantastiche, tutti quelli che si sono svegliati in mezzo alla notte a vedere una partita di tennis, niente, vi voglio tanto bene, un abbraccio a tutti, ciao ciao. È un onore essere qua a parlare con voi e quindi è molto più rilassante parlare alla fine di questo che giocare con un po' di tensione in campo, anche se mi piace molto molto di più e quindi niente, tutto tranquillo. Ci saranno ancora giornate buie e sconfitte per Sinner, perché il tennis è questo, è sport del diavolo, ma il miracolo di San Candido è comunque in archivio. I circoli oggi sono pieni di ragazzini, tutti ora capiscono di tennis, un po' come tutti capivano di vela ai primi successi di Azzurra, e tutti hanno compreso che sì, il talento è condizio sine qua non, ma non serve a niente se non supportato dalla voglia di lavorare, di soffrire, di imparare più dalle sconfitte che dalle vittorie. E a ben vedere, è proprio di questo, del successo, del lavoro e dell'umiltà che dobbiamo essere grati a Sinner, perché un buon esempio vale più di qualsiasi grande slam. Dunque avete sentito un po' il punto di vista di quello che è significato il successo di Sinner, e l'edicola del Trump non può fare a meno di surfare quest'onda del tennis, e stiamo progettando con un grande maestro una mini rubrica di tennis per consigli di chi comincia adesso o di chi vuol migliorare qualche cosa anche sotto il profilo psicologico. E allora adesso facciamo un salto in Russia, perché conclude il suo viaggio Marco Di Stefano e ci manda quest'altro reportage. Siamo a Kronstadt, a qualche chilometro da San Pietroburgo. Questa qui dietro è la meravigliosa chiesa di San Nicola, completamente restaurata, risistemata. All'interno, ragazzi, è uno spettacolo. Dico che chiunque parli della Russia dovrebbe conoscerla, dovrebbe visitarla e capirla. È molto, molto limitativo parlarne senza averla visitata, senza averla conosciuta da dentro. Io non la conosco, la sto cominciando a conoscere adesso, ma l'impressione che ho è molto forte. Cosa che prende al cuore, le persone sono magnifiche e tutti vogliono la pace, anche se ancora siamo in guerra. Speriamo che quindi questa pace venga e venga presto. Un saluto a tutti voi e vi faccio una piccola panoramica per vedere come è intorno. Intorno a me faccio 360 gradi, ecco, siamo nel parco intorno a Kronstadt e la chiesa è veramente uno spettacolo. Un abbraccio, ciao!
quindi anche in Russia abbiamo fatto un salto, grazie a Marco Di Stefano. E adesso chiudiamo con, prima delle previsioni meteo, con i 2 minuti a teatro. Un modo per capire il teatro, per viverlo, e abbiamo scelto oggi, visto che parlavamo di pace e di speranza, un pezzo che si chiama Dritto al cuore. È un testo di Patrizio Cigliano del 2002 della compagnia Teatro del Sorriso, e lo vediamo insieme. Sono un ufficiale. Sei un terrorista! Sono un combattente! Che disprezza i metodi brutali e vorrebbe credere nella democrazia. Che detesta le guerre inutili e il muro d'odio che divide Israele da tutto il mondo arabo. Siete voi terroristi! La situazione ci è sfuggita di mano. Chi evoca il terrore è un terrorista! La verità sta nel mezzo, lo sai bene! Le frange estreme dell'OLP. Loro hanno destabilizzato tutto il sistema. Ogni giorno c'è un vostro attentato. Ogni giorno qualcuno dei vostri si fa saltare in aria, in mezzo alla gente innocente! E scattano le vostre rappresaglie! Le rappresaglie delle nostre frange estreme, sì, sì. Lo ammetto. Non le ho mai condivise. Non le condivido e non le ho mai condivise! Anche se dovevo obbedire a quegli ordini odiosi. Ma ora voglio percorrere l'altra strada, quella moderata. Sei solo, non ce la farai mai. Mi servono uomini come te, lo capisci? Uomini come te! Servono anime, non armi. Colonnello Yaron, virendo il 3924 ha cominciato a collaborare. Una volta in cella, lasciatelo senza benda e senza manette. Perché ho deciso così! Dialogo significativo in un momento come questo, pensate, è stato scritto nel 2002 ed è, mi pare, molto molto bello aver concluso con questo tipo di messaggio. Previsioni meteo delle Marche. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Siamo in conclusione di questa movimentata puntata in giro per il mondo. Io ringrazio quanti ci seguono, chiedo scusa per i problemi di audio che purtroppo capitano quando le cose sono così vicine. Comunque la sostanza mi pare che sia arrivata a tutti. L'appuntamento per chi ama questo tipo di approfondimento e di informazione, indovinate un po', è domani alle 8:30, sempre su YouTube, su Facebook, sul sito Facebook Sei di Osimo Sei, sul canale 89 del Digitale Terrestre e ovviamente con il cuore per tutti. Grazie e buona giornata.